Signori miei, il nostro Ethan è armato fino ai denti. Non ho certo paura di usare questo nuovo fantastico bruciatore. Vediamo la gittata. Carry on my wayward son. Brucia! Merdo! Mamma mia! Supernatural, è arrivato. Distruggiamo tutto. Ma porca puttana! Ma che cazzo è? Mi serve una crank. Sei scemo, ma sono infiniti, ma no, ma che stronzata. Ah, ok. Minchia, pensavo di essere Dio. Signori, ben ritrovati comunque. Il nostro president. Qui ci serve una crank per alzare il ponte, il levatoio, quello che è. Quindi, torniamo dentro. Io naturalmente sto registrando il seguito dello scorso appuntamento. No. Perché siete lì ad attendermi voi? Che cazzo volete, in poche parole? Ecco dove erano le cose. Dio santo. Che rompicoglioni, guarda. Allora, dammi... non sono cumulabili, ma veramente. Allora, facciamo una roba. Facciamo una bella roba. Fammi vedere se posso. Esatto, questo mi fa del combustibile. Però a questo punto io voglio fare così e così. Poi raccolgo questo e voglio vedere se posso fare del combustibile più potente. Munizioni per il lanciagranate. Ma noi non abbiamo lanciagranate. Ma lo potremmo... Spoiler, maledetto, madonna. Ragazzi, me lo porta Forrest. Me lo porta, lanciagranate. Questa è una cheat. Allora, mamma. Lanciagranate. Lanciagranate potrebbe essere davvero una bella idea, Potrebbe essere davvero una bella idea. Già. Allora, ricarica. Intanto. E a questo punto continuiamo la nostra disinfestazione. Però rompete veramente troppo il cazzo, figa. Crepa. Dai, dai, ancora, ancora. Crepa. Boh. A posto. Ricarica. Così liberiamo un posticino. 99. 99 posse. Veramente? Godo. Però. Il discorso è che... porca troia! Ma perché mi devi scoppiare in faccia? Che schifo. Pustole. Guarda che merda. Madonna. Te, George Romero. Questa ceppa. Boh. Allora, li abbiamo liberati. Combustibile solido, grazie. Però, cacchio, ho visto sta roba... Grazie, questo me lo ciucco subito qui. Ho visto quella bellezza di robo per il lanciagranate, godrei. Sembra essere uno schema per assemblare una sorta di insaffiare. Ma come? Ce l'abbiamo già, l'ho trovato adesso, cazzo. Che stronzo che sono. Porca troia, ma poi ce l'avevamo subito, è l'entrata questa. Ma porco cazzo, non l'avevo mica visto. Vabbè. A sto punto qua avevamo raccolto tutto. Penso di sì. Quindi io direi passiamo da quel passaggio che ci siamo creati nel camino. Per forza.
Per forza, ragazzi. Fieci, avrei anche voglia di provare a farmi una cura di quelle maestose, però. Aspettiamo un attimo. Perché magari. Vabbè che ne abbiamo due. Con una ci facciamo colpi per il lanciafiamme. Secondo me questo non è male nemmeno contro quei necromorfi maledetti. Quelli neri, gli acciugosi. Ah, merda. Fì, quanto rompete, però. Dai. Ok. Dai, Alien. Alien Covenant. Oh, godo. Oddio, ragnacci, maledetti. Boh, sistemati per la vita, godo e godo. E a sto punto le sto trovando di proiettili, cioè di combustibile, quindi magari non lo so se ne vale la pena. Dammi l'erba, e se ti brucio? Niente, questi qua sono indistruttibili. È il vero boss di Resident Evil 7. Ok, lei di sopra l'abbiamo già capito. Questa è una bomboletta. Finita, altre cose non sembrano esserci. Le TV sono tutte girate, vabbè. C'ho sempre quel dubbio lì. Quindi la mamma lì, Marguerite, dovremmo cercare di evitarla, dovremmo combatterla. Beh, sicuramente ci sarà qualcosa di scriptato, vabbè, tanto per cambiare. Però ci conviene proseguire da qui o andare in quel cazzo di dove siamo qua? No, dobbiamo andare per forza da quel merdo di passaggio che abbiamo reso accessibile attraverso il camino, per forza. E vabbè. Ci sarà un mega ragno da affrontare. Beh, guarda, sarebbe veramente una roba tanto tanto Resident Evil. Speriamo che non sia scriptatissimo anche lui. Non lo so, cosa c'è. Lo dico così perché siamo in un momento molto molto florido per tutti gli insetti schifosi. Proviamo ad andare di qua. Non mi ricordo dove cazzo era quel cesso. Eccolo qua, perfetto. Ah, io mi insinuo allora. Però faccio una roba. Cioè, esatto. Guarda, guardalo. Ma no, pensavo fosse una bomboletta. Sta di merda. C'è roba qua? No. Bisogna sempre guardarsi un po' le spalle. Moneta, ottimo, sì, cioè, avevate ragione, madonna, le odiavo, ma che cazzo è, ma affanculo monete di me, e adesso non vedo l'ora di trovarle, cavolo, la maglio, madonna, monete, mi servono più monete nella mia vita, permesso, no, madonna, non posso, sì che posso, Ehi, dacci un taglio, Mia. Voglio delle risposte. Lo so. Vai, vai, Lo vai. so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma. Ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è sparito. Papà, giusto? Ti spiace se prendo la mamma in prestito per un po'? Come papà? Su, fa qualcosa! Non stare lì impalato! Ethan, aiuto! Merda! Va bene. Oddio. Ah, tu diventi il ragnaccio? Ok. Si è palesato anche il nostro Lucas, eh? Ma dovevamo avere a che fare con Margherita, non con Lucas. Ok. Sto guardandomi intorno se c'è qualche oggetto. No. Allora, provo a tornare indietro di gran carriera. Adesso qualcosa salterà fuori di bruzzo. Forse no. Avanti.
sentito chiaramente un to- Resta fuori di qui! Porca troia! Ma perché? Perché? Ho sentito il toc toc, perché? Eccoti qui! Cosa sta succedendo? Io non ho parole, a parte che... si è incazzata come un'ape. Ok, non dobbiamo farci prendere. È questo che stai cercando di dirmi, gioco? Non lo so. Come con Mia, giusto? Io non ricordo dov'era però la... la roba lì da... da fare l'ombra. Sarà ospite entrata soggiorno. Noi veniamo da qui. Lì c'è la roulottina. Quello era chiuso. Non mi è... cazzo, non è segnato. Ma perché non è segnato? Dovevo schiacciare. Non mi ricordo. Non mi ricordo dov'era. Forse quel quadrato lì. Boh, no. Stanza dei bambini, altare. Cacchio. Cella di detenzione. Lei comunque è qua in giro. Provo a star zitto qua. Ok. Non ricordo. Ma testa di merda, vè, che giri e fai la ronda. Vabbè, però è un pochino brutto, eh. No. Un pochino brutto da vedere. Allora, facciamo un giro tondo, che è l'arma segreta. L'arma segreta di questa. Ah, ma brutta zocco. Dove ti sei cacciato? Brrrr. Dannazione. Cos'è? Come fai a vedermi? Data? No. Toh, testa di cesso. Dove cazzo era? Non so se era... Di qua. Di qua va bene. Sì, è perfetto, ma vaffanbego. Vai a fanbego. Boh, ferma il tempo però. Dammi un ragno. Dammi un... Che schifo sto facendo. Cos'è? Una metastasi. Eccolo. No, aspetta, beh. Oppala. Hop. Yes. E ragno fu. Dai, veloce. Però non stiamo qua 15 giorni. Margherita. Sei una... No, scusa, scherzavo. Dai, muoviti, cribbio. Cazzo. Vabbè, dai, rompi le palle per i mille piedi. Con tutto quello che ti è successo finora, cioè... c'è sempre una mano attaccata con le graffette, cioè, è inutile che... prendi paura per scolopendre. Ah, siamo dall'altra parte dove c'è la bambina. No, la bambina. Ok, stiamo continuando a trovare colpi. Cioè, roba che diventerà possibilmente combustibile per il lanciafiamme. A questo punto apriamo una shortcut qua? O no? No, perché ci serve sempre quella crank, secondo me. Lì sotto ci eravamo andati con Mia, non mi ricordo. Non ci credo! Ah no, ma non ce l'ho io questa. No, pensavo fosse quella. Noi abbiamo uno scorpione, vero?
Madonna, mi stavo cagando. Zoe, hai provato di nuovo a intrufolarti al piano di sopra, eh? Credevi che non me ne sarei accorta. Anche dopo quello che è successo a Evelyn, continui a blaterare di quella strana medicina. E cosa credi di fare con il mio altare? Tieni alla larga con le tue dita appiccicose. Nessuno tocca il mio sacro altare. Pensi che io e tuo padre siamo degli idioti? Patetica ragazzina viziata. Vorrei che tu non fossi mai nata. Che bello. Imperdonabile e patetica con la tua aria di superiorità, che credi di poter abbandonare la nostra casa dopo tutto quello che abbiamo. Ma perché scrive come i bimbi minchia? Cioè, un po' grosso, un po' piccolo, fatto per te. Patetica, 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 patetica. Se mai ti becco a toccare il mio altare, ti taglio quelle tettine, le servo come brasato. Che persona simpatica. Ci serve la chiave corvo. Ok, dammi queste altre cose. Qui ormai ne abbiamo. Carrette. Il discorso è dobbiamo per forza andare lì. Do un'altra occhiata qui perché non sono convinto che abbiamo preso tutto, però alla fine sì. Niente, dai. Qua vedi, ci serve la crank, la famosa crank dei Resident Evil. Qua è dove eravamo stati beccati con Mia, giusto? Che ci aveva trascinato via. Chi è? Sono io. Boh. Basta i psicostimolanti. No, però li posso dividere. Potevi dividerli, non mi ricordo. Allora, questo faccio così. Boh, che libero un posto, intanto. Poi qua gli psicostimolanti, però se me li dai perché magari c'è roba. Vabbè, quello lì lo vedo che è lì, cioè lo sto vedendo. È anti. Ecco la crank! Minghie! Ragazzi, abbiamo la crank. La manovella, madonna! Siamo a posto qui. No, non li uso mica, è inutile. Non troppo tir, in questi giochi vedrai che lo finirò, che avrò ancora un sacco. Orca! Figlio di troia. Ci saranno ancora un sacco di psicostimolanti nel mio inventario. E quant'altro. Forse. Se si potessero vendere saprei già dove. A chi devolverli. Per delle monetine, magari per comprarmi la Magnum. Però non so voi ragazzi, però per il momento il gioco non mi sta trasmettendo tensione. Cioè, sto andando avanti. Non mi sento. Pezzo di merda. Sì, vabbè, qua c'è l'animazione, quindi non puoi. Allora! Niente, mi colpisce mentre io colpisco lui. Scambio di colpi. Madonna. Rimpiango Skyrim quando faccio il melee in Resident Evil 7. Sì, non mi sta trasmettendo ansia, ecco. Vorrei capire. Ah, la tieni. Ah, boh, no, perché dopo mi incazzo anche. A questo punto andiamo a alzare. Prima di salutarci. Ecco, dobbiamo andare lì, quindi io vado dritto, dritto, sala da pranzo e a posto. Quindi devo andare di qua. Sparare a Margherita sarà una cazzata, beh, direi di sì. Anche perché lei secondo me ci fa come con Mia, ci sciotta. Dato che noi non dobbiamo farci beccare. Oh mio Dio, guarda. Figa, ma basta sti fluidi, madonna. Fluidi del deretano. Vabbè, lascialo lì. Ricordiamoci che c'è. Poi lo vengo a prendere io. Ma vado bene di qua? Sì, però devo andare qui. Guarda che troia. Guarda che troia. Cioè, ma perché devi essere lì? Perché? Poi non ti vede, cioè. Mi fai passare.
Dai, vieni qua. E vaffanculo, madonna, che due palle, figa. Niente, non crepano, non crepano mica. Vabbè. Mamma mia. Ma cos'è? Posso passare? Ti levi dei coglioni? No, niente, ancora lì. Lei ancora. Ah, ma guarda là sopra. Ma va a cagare, imbambita. Facciamo il giro. Facciamo il giro pianino adesso. Ecco perché continuava a saltare fuori quello sciame di merda. Perché c'era ancora un alveare da distruggere. Se io vado da qui. Va bene, non va male. Non ho parole. Io non ho parole, figa. Che due maroni, mamma mia. Chiudi. Che due palle, vacco cane. Che palle. Allora. Ma come no, ma come no. Toh, ricaricalo così. È veramente stancante però sta. Ste fasi pallose. Vado di qui e salta fuori di qui. Vado di là e salta fuori di là. Hai rotto le palle. Cioè, levati dai coglioni, boh. E non c'ho spazio. Guardala, guardala che è ancora qui. Perché? Perché devi essere qui? Finisci il tuo giro di là. Che per questo che non c'è tensione, perché poi non, cioè, non ti vede. Demente, dove sei adesso? No, devo spaccare quel robo lì perché fa venire troppo il giramento di maroni. Dai, ricarica, Cristo. Boh. E non è ancora... sembrava qualcuno. Ma è che bobali. Ma è lei che li genera. Gli escono dal culo, tra l'altro. L'ho appena rotto. Grazie per i complimenti. Adesso facciamo il giro da qui. Guarda. Mamma mia, che due maroni, quella parte qua. Porca troia. Guarda, guarda. Sì, sì, è lei che li genera. Figa, che palle. Che palle. Dove è andato? Quel moscone, non lo so. Oddio. Allora, lei è passata di lì, io la devo seguire assolutamente. No, vabbè, ma... Ma perché? Da dove vengono ste mosche schifose? Adesso aspetto che passa e poi corro perché mi sono rotto le palle. Ragazzi, cioè veramente, mi sono rotto i maroni.
E non passo. Ecco. Vaffanculo, eh. Sei una gran baldracca, te lo dico io. Sei una gran baldracca. Inutile. C'è la faccia come... Perché? Perché? Perché che vi avevo già ammazzato? Tafani schifosi. Dai, metti sta crank. Lasciala qua, per l'amor di Dio, che non la voglio più, nell'inventario. Lasciala lì. L'hai presa? Ovviamente. Qua cosa c'è? Dammela. Combustibile, moneta, chiave del corvo, cazzo, e non ho posto. E non ho posto, ragazzi. Aspetta, va, chiudi un attimo. Che sarebbe un cesso questo, un cesso all'aperto? Eh sì, perché c'è il batter. Mio Dio. Io beh, uso questi, me ne frega niente, guarda. Anche se mi faccio un altro po' di combustibile. Facciamo questo. Facciamo questo, facciamo questo. Dai, via, non si può. Ne rimangono 20, quindi il posto è occupato. Si risolve ben poco. Però abbiamo la chiave corvo. Dopo, con la chiave corvo, possiamo già andare qui. Sì, perché va al secondo piano. Possiamo già andare qui. E dopo abbiamo... abbiamo tutto da fare qua. Chiave corvo, lì dal salottino. Scorte, urca. E B1, serpente, corvo, e quello è tutto serpente. Non sai cosa ti dico, io faccio così, guarda. Ok, chiave corvo, altro combustibile. E direi che siamo abbastanza a posto. Ci serviremo delle altre cure, per essere un po' più tranquilli. Io vorrei... aspetta. C'era la cassa qua. No. No, qua ci avevamo trovato i pezzi per... per fare il cazzo a fa. No, volevo utilizzare la chiave del corvo, poi ci salutavamo, almeno aprire questa zona. E c'è sempre sta zoccola che gira qui, una palla. Allora, chiave corvo, chiave corvo. Mi stai dicendo, tesoro mio, che devo andare in galleria? Abbiamo aperto quel... passaggio segreto, giusto? No, no, che cazzo dico? Posso fare direttamente così, io? Perché abbiamo tirato sul ponte elevatoio. Dimmi che non c'è. Ok, non c'è, però, ragazzi, io dovrei salvare per fare una buona cosa. Perché potrebbe esserci uno stupro in diretta qui. Non è bello. Non è bello. Dio santo! Venga. Mamma mia. Aia. No! Stronzo, vai a parlare con questo. E adesso? Credevi di poter fare due
porci comodi con la mia famiglia. Non so dove devo andare. Ma perché deve essere sempre tutto chiuso? Morirai in questo buco e vedrai che ti piacerà. Ma porca troia. Perché? Oh, succhiamelo. No! Non si fa, mio caro. Madonna, ma perché devono essere degli scontri così sempre in 2 metri quadri? Porca puttana. Al risparmio, trofeo guadagnato, non capisco. Mi fai pena. Figa, che palle. È mia. Vaffanculo, vado via. Margherita, sei in un cesso? Oddio, è diventato un putridume proprio, agognato tutto. Che schifo, mamma mia. Posso? Grazie. Queste chiavi, madonna, tengono più posto che... Guarda che palle sto effetto quando apri. Target acquired. Merda, chi è questo feto? È venuto il momento di drogarsi. Note riguardanti il siero della serie. Della serie quale? Met Your Mother. Ingredienti indicati. Necessari sintetizzare siero. 1 serie D nervo encefalico, 2 serie D nervo periferico. Forse ci siamo. Ma a me sembra una puttanata comunque. Li ho usati per un buon motivo, questi cazzo di stimolanti. Al telefono, madonna. Allora, hai trovato il siero? Ho appena sistemato tua madre e i suoi cazzo di insetti. Era meglio avvisarmi. Mi dispiace tanto. Ma per il siero? Non l'ho trovato. Ma so cosa serve per crearlo. Una testa di serie D e un braccio. Siamo sicuri? Una testa? Dovrei averla da qualche parte. Davvero? Ma che cosa... Ma per il braccio non ho idee. Hai cercato dappertutto? No, non ancora. Devo controllare il piano di sopra. Ok, prova lì. Se c'è, vieni alla roulotte. Vabbè. Dio santo, che succede? Questo titolo, un braccio serie D, ma che cazzo. Boh. Va bene. Va bene. Dai, che devo sfruttare questi maledetti. Carcosa. Ok. Ricarico. Cane, un ratto, una talpa, un schifo, qualcosa è. Ho uno strano fischio alle orecchie, non sono riuscita ancora a dormire da quando quella ragazzina è qui. Sono d'accordo con Zoe, c'è qualcosa di strano in quella piccola, così come in quella donna che era con lei. Vedo cose, sento rumori, la nausea non passa, sono andata dal dottore e mi hanno fatto una radiografia. Cosa mi sta succedendo? La piccola mi ha offerto un dono. Ho conservato il dono nella stanza segreta in fondo al piano di sopra, dove nessuno troverà mai. Quel braccio simboleggia la fiducia della piccola, quel braccio ci condurrà alla felicità. E se qualcuno proverà a corrompere questa felicità, non lo lascerò vivere. Ok, parlano proprio del braccio che serve a noi. Salve. Ok, ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento. A questo punto direi... che proseguiamo da qui. Ci sono ancora degli insetti. Il cazzo. Ma
che minchia, c'è sto babbo crepa. Ah, la torcia mi serve. No, mi serve la torcia di Margherita. Toh, ti metto questo. Porca vacca. Oh sì, godo. Godo, mi compro la Magnum. Oh no, ne abbiamo usate 3. No, siamo tornate a 8, mi sa. O a 7. O 8 o 7, vabbè, non mi ricordo. Signori, ho bisogno della torcia della zia. Andiamo a cercare nel prossimo appuntamento. Poi magari anche salvo. Ci rivediamo direttamente qui. Ciao a tutti.